Grazie Presidente, vorrei ringraziare innanzitutto il relatore, il Presidente della Commissione, tutti i componenti della 14ª Commissione e questo non è un ringraziamento formale, è un ringraziamento di sostanza perché in questo passaggio al Senato, nel lavoro che hanno portato avanti facendo da perno con tutte le commissioni nelle ultime settimane, in particolare negli ultimi giorni, hanno dimostrato come il Parlamento possa positivamente contribuire al processo legislativo. È un segnale importante. Io mi soffermerò solo sugli articoli che parlano di ambiente, che è uno dei pilastri di questa legge di delegazione. E non è un caso forse che la discussione avvenga oggi. Ieri era il giorno del sovrasfruttamento, l'overshot day, il giorno in cui ci siamo bruciati tutte le risorse di un anno del nostro pianeta. Ebbene, la risposta per noi di fronte a questo non è la decrescita felice, ma riuscire a invertire la tendenza, riuscire a dare risposte, e anche questa legge di delegazione per noi è la risposta al richiamo che ci faceva proprio oggi Luca Parmitano dalla stazione spaziale nel ricordarci come avanzano i deserti e arretrano i ghiacciai. Ebbene, noi crediamo che anche con le misure contenute in questa legge di delegazione il governo possa individuare, se così si può dire, la nostra via italiana alla sostenibilità e al raggiungimento di determinati obiettivi che l'Unione Europea ci pone, ma che necessariamente il nostro Paese deve declinare in termini di sostenibilità anche economica del sistema Paese. È quello che noi riteniamo sia possibile fare. Allora, in attesa che l'Europa ci conceda quello che abbiamo chiesto e che sfidiamo a fare anche gli altri paesi, di escludere dal calcolo del deficit tutte quelle risorse che noi riteniamo sia necessario impiegare per combattere i cambiamenti climatici, per realizzare effettivamente l'economia circolare, la green economy, perché solo così, facendo di più, consumando di meno, potremo dare una risposta globale. Noi le nostre piccole cose le abbiamo già inserite. E penso alla campagna che intendiamo applicare per i RAE, per la raccolta 1 contro 0 in tutte le attività commerciali, perché fin tanto che avremo 4 regioni italiane, il 25% della popolazione sotto la media, noi quel traguardo del 65% a livello europeo non lo potremo mai raggiungere. Fin tanto che non sapremo dare una risposta concreta al problema dell'end west, quei traguardi che tutti condividiamo non li potremo raggiungere. E allora permettetemi di concludere il mio intervento proprio dedicando un passaggio al tema dell'end west che da mesi si rimpalla fra un provvedimento e l'altro. Ebbene, dopo il passaggio positivo, ancorché limitato, compiuto con lo sblocca cantieri che ha riguardato prevalentemente le materie tradizionali, quelle normate fino al 98, serviva uno sforzo corale per dare una risposta a quelle centinaia di impianti già presenti che avevano autorizzazioni rilasciate in corso, che trattavano materiali per così dire più avanzati, che rischiavano di veder bloccate attività già in funzione. Ebbene, quello sforzo corale c'è stato e credo che l'approvazione all'unanimità in commissione di un emendamento che fa chiarezza e che dà un altro passo nella giusta direzione sia quello spirito che purtroppo gli altri paesi hanno sempre come classe dirigente e noi italiani troppo spesso abbiamo solo in occasione degli eventi sportivi, quando c'è da tifare la nazionale o quando c'è magari un momento di cordoglio e di unità come abbiamo vissuto poco fa ricordando un militare dell'arma. Allora è importante che con lo stesso spirito, come classe dirigente di questo Paese, si seguiti a dare risposta a una comunità che anche sul tema dell'ambiente non può aspettare oltre, per farne un'opportunità di crescita sul piano occupazionale, economico, perché sia un ulteriore volano. Per secoli l'Italia è stata all'avanguardia in tantissimi settori, può continuare ad esserlo anche in questo se come classe dirigente sapremo fornire al Paese le risposte che da tempo ci chiede. Grazie.